Moltissimi utenti ci danno dei feedback di incoraggiamento, quindi nostra volontà è stata, attuando questo progetto, proprio fare una sfida, una scommessa sulla mobilità sostenibile a Napoli in un contesto particolarmente delicato, in cui anche per una serie di luoghi comuni non si era mai pensato alla bicicletta in quanto mezzo di trasporto a supporto degli altri mezzi pubblici. E invece c'è questa speranza che i napoletani hanno recepito il funzionamento della condivisione delle biciclette. Il bike sharing a Napoli presenta i primi risultati della sperimentazione, un servizio pubblico di mobilità sostenibile basato sulla condivisione della bicicletta per brevi spostamenti, che vuole integrarsi con l'offerta dei trasporti e che nel primo mese ha già numeri promettenti, con oltre 4.000 utenti iscritti ed una media di 145 sessioni al giorno a febbraio e 260 nei primi giorni di marzo, a dimostrazione dell'interesse e dell'accoglienza che ha avuto fra i cittadini. Il progetto di ricerca dell'associazione CleanUp ha vinto il bando ministeriale cofinanziato con fondi europei e supportato dal Comune di Napoli e da ANM. Adesso bisogna fare in modo che questa sperimentazione diventi stabile. Alle 10 stazioni che sono già presenti se ne realizzano altre 15, c'è già un finanziamento del Ministero dell'Ambiente, contiamo quindi di avere 25 stazioni con oltre 200 bici. Questo è l'obiettivo, per fare in modo che il servizio possa a tutti gli effetti essere un servizio di alternativo ai mezzi tradizionali, un servizio aggiuntivo di mobilità cittadina ecologica.